Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui a Latina, grazie a Motart siamo riusciti a organizzare una giornata pazzesca insieme a tantissimi altri youtuber come me. Là c'è Davr, c'è Valentino Pezzi, forse c'è HP Bikers, ma boh, è irraggiungibile, forse ci raggiungerà dopo. E ci sono anche degli altri ragazzi, con tutta la giornata sicuramente li vedrete e soprattutto ci metteremo a battagliare un po'. Sì, ma la domanda è: cosa andremo a fare oggi? Oggi andremo a fare un corso, il corso che offre Motart a tutti quanti i suoi corsisti, ovvero ci insegneranno la guida moderna sulle pit bike, perché sulle pit si va piano, non ci si fa male se si cade, e se si cade, soprattutto non facendosi male, è facile arrivare al proprio limite e pian piano portarlo sempre più in alto. Anche io vorrei prendere una pit, ma per questioni economiche per ora no, siccome ho preso già l'RC da poco. E niente raga, poche chiacchiere, mettiamoci il casco su e iniziamo a girare. Tu sei stato troppo sveglio, perché questa la volevo rubare io, che era quella ufficiale. Sì, sì, è andata, è andata. Facciamo un video con gli youtuber, sarà semplice, dicevano. Tipo, ah no, non mi ha registrato, ah no, aspetta. Ragazzi, ci siamo? Ok, adesso Flavio, nonché l'istruttore, il ragazzo che sta parlando, ci ha fatto un piccolo brief sulle moto, su come si mettono le marce, siccome il cambio delle pit è folle, prima, seconda, terza, quarta, e poi, ad essere sincero, ci ha lasciato anche parecchio libri nel girare e divertirci un po'. Ok raga, partiti. 2 anni che non salgo su una pit. Io qui ci vengo a fare foto. E l'idea è che la gente piega così tanto su queste cose mi fa strano. Ok, siamo netti a terra. Abbiamo qui davanti Valentino Pezzi. Ok ragazzi, dato il caldo che c'era quel giorno, che saranno stati boh 37-38 gradi, ci siamo subito presi una pausa e poi ci siamo spostati sulla parte tecnica, quindi siamo andati a fare gli hot. Allora, non andare sopra lo sterzo nella riapertura dei gas. Ok. Fai questo, gas e te la chiude. Ok. Perché non ruoti le spalle? Cercare il cono successivo dalla metà curva. Dal gas e fai uscire così, non ce la fa, mentre chiude. Se io da qua Flavio, nonché l'istruttore, ci ha appena detto che giustamente dobbiamo portare le spalle dentro, altrimenti la moto non volta più e la voglia andare lunghi. Raga, lo guardo, importantissimo il cono, il cono, il cono, altro cono, non anticipiamo. Ah, spalle dentro, dai così. Ok, forse fare una cosa, cheat mocato. Ok raga, mi sono fermato un attimo perché fa caldissimo, poi piccolo... Sta venendo a romperti il cazzo. Ja, faccio più una doccia, non parlo neanche. Fatto, se no non mi toccare, che io sto sudato tu stessa cosa. Ragazzi, zuppa d'acqua, veramente. Però è un'esperienza assurda e ragazzi, fatelo un corso di guida in pista che vi aiuta. Parole sante, io raga sto morendo, ho deciso un attimo di fermarmi perché il corso dura tipo 4 ore e è meglio usare bene le energie, altrimenti... ci cade, ci si fa male e non serve a niente. Ragazzi, per chiunque fosse interessato lascio il link in descrizione di Motart, così potete tranquillamente contattarli e fare lo stesso corso che sto facendo adesso io. E tra l'altro c'è la scuola sia qui a Latina, al Sagittario, che a Orte, quindi anche più facilmente raggiungibile per chi viene dal centro nord Italia. Ok raga, ripartiamo. Moto nuova perché quell'altro faceva un rumore strano, probabilmente se sarà svitato qualcosa con le vibrazioni, ci sta. Si portano al 100%, le stressiamo le moto. Adesso raga siamo nel pistino, lì abbiamo Valentino, un altro ragazzo di cui non ricordo il nome. Vediamo un attimo come passa moto, che c'ha le gomme diverse. E poi scanniamo. Ciao, passare Valentino. Prendiamolo come riferimento. Andiamolo a prendere.
Ecco, vale, arrivo, facciamo davanti anche Davide Napoletano. Vediamo come si destreggia. Ma Davide qui ci fa un po' da tappo, Ma Davide qui ci fa un po' da tappo, Ci può stare? Tentavo l'incrocio, ma ho chiesto un po' troppo. Tu Pinanzella, via, pronti via. Se no uno si mette paura. Però questo guida storto. Sono storto la moto, cosa più probabile sono storto io. Fermiamoci un attimo e mettiamo in ordine le idee. Ok raga, mi sono fermato un'altra ventina di minuti perché veramente è impegnativo. Non faccio sport da un po' e si sente. Una pit sarebbe da prendere solamente per fare allenamento. Cioè lì, nel pistone di Latina, che è quel pistone, in confronto a questo è un pistone, ma in realtà è un pistino, è quasi un cartodromo, si fatica un decimo di qua dentro, veramente. Scaldiamo al volo le gomme e liberiamo un attimo la mente, che ci abbiamo dietro Davide e un altro ragazzo che è salito su con Davide, incazzatissimi. Facciamoli sfilare. Eccolo, ci abbiamo davanti Davide. Dai, proviamo a raggiungerlo. Sto provando ad andare un po' meno forte, però a sistemare le spalle. Vista la giornata è la cosa migliore. Davide, guarda che ti venga a prendere. No, da predatore sono diventato la preda, cazzo! Uff. Ok? Sì, sì. Adesso mi sta venendo in mente Diego che prima mi diceva sei seduto troppo dietro, sei seduto troppo dietro. Eccone la prova. Bene ragazzi, siamo giunti ormai alla conclusione del video. C'è stato questo brutto crash, ma sinceramente poi dipende anche dal carattere. Io non mi sono messo paura. Comunque si è a bassa velocità, il casco non si è fatto niente, si è un pelo grattato lo spoiler. Qui vedete le immagini in sovraimpressione, si cambia, boh, 40 euro, 50 euro e via. Detto questo, ci tengo a ringraziare tutti gli youtuber oggi presenti. Vi lascio tutti quanti i riferimenti sotto nella descrizione, quindi quello di Davro, quello di Valentino Pezzi, di Carlotta, che è la ragazza di Valentino Pezzi, che ha aperto un canale YouTube. Quindi amore, tu che stai leggendo la videocamera, tra un po' apriremo un canale YouTube. Ci tengo con tutto il cuore anche a ringraziare Motart, che ha reso possibile tutta la giornata di oggi. Ovviamente c'è primo in pole position il link del loro sito, dove potrete andare a vedere i prezzi dei corsi. E vi ricordo che hanno la scuola sia Latina sia Orte, quindi è più facilmente raggiungibile sia dal centro nord Italia che dal centro sud. Ringrazio in particolar modo anche te che sei arrivato fino a questa parte del video. Ti invito a mettere un bel mi piace, a lasciare un commentino qui sotto, a condividere il video. Magari questo video sfruttatelo, mandatelo ai vostri genitori, specialmente per chi ancora non ha una moto e sta cercando di battersi per farcela comprare. Così possono capire che è un ambiente sicuro, un ambiente bellissimo, di tutte quante persone che amano quello che fanno. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! We'll be right back.